Questa è la rampa dei Longobardi, ovvero lo svincolo della tangenziale di Salerno, carreggiata sud, che porta alla Versana. Appena si esce, sempre sulla rampa dei Longobardi, questo è lo spettacolo a cui si assiste, ma siamo solo all'inizio. Materiale di risulta, detriti, secchi dove c'era evidentemente pittura, ma non solo, sacchetti di immondizia, bidoni che vengono utilizzati per rifiuti speciali. Qui basterebbe poco per capire probabilmente la provenienza di questi rifiuti e in ogni caso questa situazione va assolutamente rimossa. Questa è la strada che porta alla Versana e dunque porta all'aeroporto di Salerno, quindi strada che viene, può essere percorsa anche da turisti che utilizzano l'aeroporto di Salerno, per ora pochi, ma questa è la situazione che si presenta all'occhio di chi percorre questa strada. Ecco, vedete, qui ci sono delle mini discariche in prossimità, proprio al posto, diciamo, delle piazzole di sosta di emergenza, a poche decine di metri dalle serre e quindi dai campi coltivati. Ecco, qui siamo in località Picciola, si nota la precedente presenza di microdiscariche, i detriti sono stati però probabilmente rimossi, anche se ci sono nuovi accumuli, qualche televisore vecchio, qualche sacchetto di immondizia qua e là. La situazione però verso Battibaglia migliora. Riprendiamo la strada che porta alla tangenziale di Salerno, dunque in senso contrario ripercorriamo la rampa dei Longobardi, sulla sinistra la discarica che vi abbiamo mostrato prima, e notiamo che il cartello inizio tratta di competenza dell'ANAS si trova proprio a ridosso dello svincolo. Ecco, da qui inizia la tratta di competenza dell'ANAS. Abbiamo sollecitato l'assessore all'ambiente del Comune di Salerno, Angelo Caramanno, che si è recato sul posto con la Polizia Municipale. Sono qua sul posto, sono appena arrivato in moto, a dire la verità, a vedere questo scempio. Ora si tratta di capire un attimo, a prescindere dalla, insomma, dalla responsabilità come giuridica, sia l'ANAS sul Comune di Salerno, questo per caso di specie mi sembra davvero il secondo problema. Il primo problema è che ci sono dei delinquenti che stanno veramente attentando alla sanità, all'igiene, senza le norme di sicurezza. Non so che cosa pensi questi bustoni, mi sto aspettando che intervenga la Polizia Municipale quanto prima, perché è davvero una cosa senza parole. Qua non si tratta davvero, lo ripeto, né del problema se ANAS o Comune di Salerno, né se le altre discariche segnalate sono un intenimento del Comune di Pontecagnano, cioè, insomma, rileva poco. Qua il problema serio è che abbiamo a che fare con gentaglia veramente, ma a volte pare che un amministratore pubblico si riempia la bocca con questi termini, o caponi o barbari, ma io credo che tutto questo non riesca neanche a contenere il disagio espressivo che uno ha nei confronti di queste persone. Peraltro nella discarica che c'è all'uscita lì sulla rampa dei Longobardi, all'uscita per la Versana, è palese che quei detriti vengano depositati lì da ditte che fanno lavori di ristrutturazione, mi sembra abbastanza evidente. Questo a prima vista può sembrare una cosa del genere, ora verificheremo anche questo con la polizia, però addirittura non so se avete notato, c'è un mega parafango. Sì, aspettiamo notizie allora, assessore, perché ovviamente quella è una delle porte della città, è una delle porte della città. Quindi... Quella è una delle porte della città, anche delle porte della deficienza, devo dire. Assolutamente. Veramente un terminale della deficienza piuttosto che una posta. È sempre più una battaglia. Io dico sempre più ai cittadini, dateci una mano anche a individuare queste persone. Perché è vero, la polizia, i controlli, tutto quello che volete voi. Voi ditemi rispetto a una cosa del genere, insomma, come bisogna fare, veramente.